I disturbi dell'apparato riproduttivo femminile che sono alla base della riduzione del potenziale riproduttivo naturale della donna possono essere ridotti con la prevenzione. Prevenzione utile per contrastare i principali fattori causanti, fumo, alcol, obesità. Il monito è della professoressa Matteo del Policlinico Riuniti di Foggia. È un'azione di cultura della prevenzione. La cultura della prevenzione inizia prima di tutto nelle scuole, educando i ragazzi e le ragazze alla cura del proprio corpo e ad evitare i possibili comportamenti che diano delle noxe a livello riproduttivo ed endocrino. Il Policlinico Riuniti promuove la prima edizione dell'Open Day dedicato alla prevenzione al femminile con accessi dedicati alle donne. In questa struttura dal 2018 noi curiamo le alterazioni dell'apparato riproduttivo, dalla pubertà alla menopausa e naturalmente anche l'infertilità. È un percorso che prevede degli accessi in dei service che permettono alla donna di fare in uno stesso posto sia esami ormonali che ecografie, che essere indirizzati a controlli specialistici anche di diverso tipo. La salute endocrina va tutelata sin dall'età puberale con esami mirati che possono prevenire il sorgere di eventuali patologie. È una sconfitta ricevere una ragazza con alterazioni del ciclo che è praticamente, diciamo, in cui facciamo una diagnosi di menopausa precoce, perché quella menopausa precoce spesso è familiare e quindi quella stessa ragazza di 25 anni, giovane donna di 25 anni, intercettata diciamo in fase appunto puberale nel momento in cui nell'adolescenza, grazie al rilievo di alcune predisposizioni familiari potrebbe essere gestita in modo tale da garantirle una fertilità futura. Basilare è affiancare educazione alla salute, informazione e formazione.